amici di Via Lattea News, benvenuti a una nuova puntata. Ci troviamo in cima al Frateve, punto di congiunzione degli impianti da Sauls Dulz, San Sicario e Sestre, ed è con piacere che mi trovo con Vittorio Sarusso, direttore tecnico, che ci fa sempre da guida, ci aggiorna e ci informa su tutti gli accadimenti, le novità e le bellezze del comprensorio della Via Lattea. Ciao Vittorio. Ciao Elisa, un saluto a tutti. Ci troviamo qui in cima al Frateve, è stato inaugurato tutte le nuove congiunzioni, i nuovi impianti. Sì, adesso ormai è un mese e mezzo che funzioniamo con i nuovi impianti che abbiamo costruito quest'estate. Possiamo dire che questi nuovi collegamenti hanno veramente rivoluzionato tutto il comprensorio. Abbiamo migliorato molto i collegamenti, li abbiamo velocizzati, adesso tutti i clienti, tutti gli sciatori arrivano a qui, che è il punto di incontro, possono scegliere di scendere a Sauls Dulz, andare a San Sicario, ma soprattutto Sauls Dulz è molto meglio collegata con tutte le altre aree sciabili, perché è molto più veloce arrivare verso San Sicario e verso Claviere. Quindi possiamo dire che questi collegamenti ci hanno veramente dato grandi soddisfazioni fino adesso. Hanno permesso una grandissima affluenza, come vediamo proprio in questi giorni, cioè proprio intorno a noi tantissimissima gente, giustamente per tutti i buoni motivi e le bellezze della Via Lattea. No, certo, oggi poi siamo il giorno dopo la nevicata, quindi siamo tutti molto attenti perché abbiamo moltissima gente e siamo qui, come vedete, questo è un luogo in cui la gente poi si smista e stiamo dando informazioni proprio sulla sicurezza per garantire ai nostri sciatori di tornare a casa stasera tranquilli e di poter sciare tutto il giorno con la massima soddisfazione. Grazie Vittorio, a prestissimo. Ciao Elisa, vi aspetto tutti qua a sciare, grazie, ciao. Scendere, salire, buttare avanti il cuore, sciare, risciare, poi ballare ore e ore fra Sauls Dulz, Claviere, Cesane, San Sicario, Sestre, Alpra Gelato, un mondo straordinario. La Via Lattea è un'emozione, sempre in cima ai sogni tuoi. La Via Lattea è un cielo di passione, stelle siamo noi. Sentiamo il parere di alcune persone che hanno scelto di venire a sciare qui da noi in Via Lattea. Perché è un posto magnifico, c'è sempre il sole, si sta bene, ho tanti amici e mi trovo bene. È molto bello, siamo sempre venuti qua, ci troviamo bene, siamo collegati con la Francia, con Sestriere. Perché sono già stato, ho visto che è bella e di conseguenza ci sono molti 300 km di pista, ecco, mi è piaciuta. Perché ha chilometri e chilometri di piste? E, ha delle montagne bellissime, è vicino a Torino, quindi si raggiunge molto facilmente e ha una bellissima neve. Ma perché mi piace come le piste, mi piace il paesaggio, poi siamo comodi da Torino venire qui, quindi è molto più comodo. Ha scelto di venire a sciare in Via Lattea, perché? Perché trovo che il comprensorio sia vastissimo, offre molte possibilità, è bellissimo. Oggi poi è una giornata mitica. Belle giornate, qua con amici, famiglia. Amici e famiglia. Perché non sono mai stata qua e volevo vedere sto posto che è rinomato e mi piace, devo dire. Quindi prima volta qua in Via Lattea? Assolutamente, prima volta. E si trova bene, le piace? Sì. Bellissima giornata, bello, bellissimo paesaggio, piste bellissime. Quindi indubbiamente tornerà. Sicuramente. Ciao, come vi chiamate? Ciao, mi chiamo Luca. Roberto. Perché avete scelto di venire a sciare e a surfare sulla neve di Via Lattea? Per incontrarti e per vedere questo posto meraviglioso pieno di neve. Benissimo, per te invece? E perché possiamo fare tante piste, sciare in due paesi, in Francia e in Italia, è bellissimo. È la prima volta che ci veniamo e ne abbiamo sentito parlare molto bene, perché tutti dicono che è molto bella, il comprensorio più grande d'Italia, dicono, e si sembra bella in effetti a vederla. E per il momento la giornata come sta andando? Benissimo, bella giornata di sole, quindi siamo molto contenti. Bella gente, posto bellissimo, ci stiamo divertendo un casino. Veramente. Siete arrivati in punta al Monte Frateve, tra l'altro senza sci. Questo significa che si può arrivare qui tranquillamente anche senza sci ai piedi. Sì, certo, noi ogni tanto veniamo su perché approfittiamo di fare una bella passeggiata, mangiamo, prendiamo un po' di sole e poi scendiamo. Come vi trovate in Via Lattea? Benissimo, sia con gli sci che senza sci. E venite spesso qui da noi?
molto spesso a sciare o anche non a sciare come oggi, se uno voglia di fare una passeggiata, bellissimo, qua tra l'altro c'è una vista splendida, quindi vale la pena venire sicuramente. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei. Okay, grazie. Una via per mettere le ali alla tua vita, è un colore che li ha tutti dentro sé. Ci troviamo a Sestri e come vedete alle mie spalle si vede la Scuola Nazionale Sci Sestri, proprio la scuola di riferimento della Via Lattea, la prima in Via Lattea nonché terza in Italia. E proprio per parlare di questa scuola sono in compagnia del direttore della Scuola Nazionale Sci Sestri, ovvero Gianni Ponsè. Buongiorno Gianni. Buongiorno a tutti. Ma non solo con lui, ma anche con il direttore dello Sci Club Sestri, ovvero Maurizio Ponsè. Buongiorno. È la primissima nata in Via Lattea, una scuola storica, se non erro, nasce nel 1932. Esattamente, nasce nel 1932 su un'intuizione della famiglia Agnelli, che portò qui Hans Noble, un austriaco che portò veramente i primi maestri ad avere rudimenti tecnici tali per partire nell'attività di insegnamento. La stessa scuola si è poi evoluta negli anni intorno al prima dopoguerra, per diventare poi una struttura solida di 150 maestri intorno agli anni 50, rimanere chiaramente fra le prime tre scuole d'Italia fino ad oggi e soprattutto essere un po' il punto di riferimento per tutti quei ragazzi che, pur facendo agonismo nell'età giovanile con lo Sci Club Sestriere, possano poi continuare un'attività anche professionale e non solo professionale all'interno della nostra struttura. Si cerca veramente di creare, dalla preagonistica all'atleta che va in squadra nazionale, un giusto rapporto tecnico, psicologico e soprattutto riuscire a dare sempre il meglio a tutti i nostri allievi. Un'altra caratteristica di questa scuola può essere la multinazionalità proprio della scuola, perché accoglie numerosi turisti, molti dei quali stranieri. Esattamente, è proprio la ricerca di avere tour operator stranieri che frequentino Sestriere è il nostro obiettivo. Di conseguenza tutti i maestri si sta cercando di portare a livello internazionale, quindi conoscenza di lingue, compreso anche il russo, che stanno proprio studiando in questi giorni, oltre chiaramente inglese e francese, perché la necessità è questa, ma perché si vuole soprattutto sul posto olimpico diversificare la tipologia dei clienti e portare qua a Sestriere veramente gente che possa su almeno 10 mesi all'anno usufruire di un aspetto turistico che è unico. Per quanto riguarda l'agonismo ne parliamo meglio appunto con Maurizio Ponsè, proprio perché lo Sci Club Sestriere verte alla preparazione agonistica. Noi indirizziamo i ragazzi verso l'agonismo, indirizziamo i ragazzi verso lo sport. È chiaro che poi in cima alla piramide arrivano pochi, però la cosa importante è che insegniamo a dei ragazzi a praticare lo sport, che credo sia una cosa molto educativa. Partecipiamo a gare di livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale. Abbiamo dei ragazzi che sono arrivati in Coppa del Mondo. Tuttora abbiamo Camilla Alfieri che corre in Coppa del Mondo ed è nelle prime 30 gigantiste. Ed è importantissimo, tra l'altro, affidarsi alla competenza di una valida scuola ben titolata. Sicuramente sì, e a riguardo noi siamo partiti proprio quest'anno dai bambini più piccoli, 3, 4, 5 anni, con dei corsi Biberon che portano i bimbi veramente alle prime armi a entrare nel mondo della neve, e chiaramente tutto questo crea anche un presupposto di sicurezza per il genitore che affida il bambino, l'adolescente, ai maestri, e serve anche per gli adulti, perché poi parlando di fuoripista diventa un aspetto importantissimo munirsi di maestro e guida per evitare qualunque tipo di problema. E con la Scuola Nazionale Sci Sestri vi porgiamo un saluto e vi rinnoviamo l'appuntamento sulle piste da sci, quindi un arrivederci a tutti.